Sono andato alla metro e alla metro ho trovato le guance di maiale e mi sono detto, beh, le guance di maiale, brasate, brasate. Però visto che non è brasa cool, ma BB cool, le facciamo lo stesso sul barbecue. E come le facciamo? Allora, sono andato un po' a scandagliarmi la rete e ho trovato, giusto citare la fonte, datemi un secondo. Su bbqtribe.altervista.org una ricetta per le guance di maiale affumicate. In sostanza, 110 gradi, 3 ore con i chunks su il carbone, quindi cottura naturalmente in diretta, con un rub. Noi lo faremo con e senza rub, così almeno andiamo incontro anche a chi vuole un gusto più naturale, e poi le proveremo ovviamente entrambe. E poi una volta fatto quello, water pan con il succo di mela per fare una parte a vapore e infine spennellata di salsa barbecue, naturalmente soltanto su quelle arrabbiate, mentre continueremo a lasciare naturale quella che avremo cotta naturale fin dall'inizio e vedremo un po' che cosa succederà. La portiamo al cuore a 84-85 gradi, la tagliamo, vediamo se c'è un bello smoke ring oppure se i chunks non sono stati sufficienti e andiamo fino in fondo. È una ricetta che mi porterà via molto tempo. Per 4 etti di carne circa 6 ore, perché per arrivare a 84-85 di tempo ne serve e non conta tanto il peso, no, della preparazione che hai, quanto il fatto che per arrivare con grande calma prima a 110 poi a 140 gradi a 80 al cuore della tua preparazione di tempo inevitabilmente ce ne vuole. Oggi ho acceso il Big Green Egg, sto finendo molto rapidamente il carbone, vedete che a carbone vecchio ho aggiunto anche qualche cioccone di carbone nuovo e quindi adesso lasciamo accendere con calma. Intanto andiamo a lavorarci le nostre guance di suino. Suino nero, quindi razza autoctona diffusa in 7 regioni d'Italia: Calabria, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Toscana, Puglia e Sicilia. 400 grammi più o meno, sono dei bei guanciottoni, eh? Andiamo magari a trimmarlo un filino per togliere qualche silver skin di troppo e poi ce le prepariamo come ci siamo detti. Quelle naturali, anzi quella naturale, la lasceremo appunto naturale senza aggiungere neanche sale e pepe. Prima la affumichiamo, poi eventualmente aggiungiamo sale e pepe solo alla fine. Invece dalla cassetta natalizia di VeneQ andiamo a prenderci il pork dry rub e andiamo poi a spargerlo sulla nostra preparazione. Vi ricordo come sempre: sale, zucchero integrale, paprika, pepe nero, coriandolo, cumino, finocchio, peperoncino, rosmarino e aglio. Un gusto molto valido, molto interessante, per nulla invasivo, ma che anzi completa la pietanza. Poi è chiaro, potete utilizzare un mix di spezie che abbia anche altre vesti. Allora, ecco qui le due guanciotte che andrò a rabbare, mentre ho semplicemente tenuto già pronta a margine quella che non rabberò. Adesso che cosa faccio? Vado a disporre su questa piccola graticola per un semplice motivo che non vi svelo adesso, ma che inevitabilmente capirete dopo, anche se non è che ci voglia proprio il quarto segreto di Fatima per arrivarci. Per cui pizzico di olio anche da questa parte e adesso via con il rub di VeneQ. Strofinatina, non ne metto un quintale, ancora un pochettino su questa, sì, però dai. Ok, adesso dall'altra parte. Ed ecco fatto. Uno e due. Rabbate, adesso andiamo a vederci il nostro Big Green Egg e poi siamo quasi pronti per andare in grigliare. Prima di andare a mettere il kit di cottura in diretta, vado a sistemare tre chunks di faggio che mi daranno la affumicatura giusta. Io direi che possiamo cominciare perché il nostro Big Green Egg è arrivato a temperatura e quindi è meglio non attendere oltre. Ciao ciao. Adesso ovviamente torna la temperatura, lo lasciamo andare così per almeno 2 ore e mezza, 3, e vediamo poi che cosa andare a fare. Adesso ovviamente lavoriamo su ventole d'entrata e ventole d'uscita per tornare ai 110 che avevo raggiunto e livellato poco fa. Dunque sono passate 2 ore e le mie guancette sono diventate così.
hanno perso un pochino di liquido, ma niente di che. Adesso che cosa facciamo? Semplicemente mettiamo sotto un gastro che funge da water pan. Perché water pan? Perché vado a versare dentro più o meno mezzo litro di succo di mela e dopo aver fatto questa veloce operazione ripongo sopra le mie guanciotte, la mia graticola, richiudo e salgo a 140, aprendo un po' le ventole d'uscita e le ventole d'entrata e vado avanti per altre 2 ore. Se prima ho voluto il fumo per affumicare, adesso voglio il vapore ed è per questo che ho messo il succo di mela. Vediamo se alzando a 140 sarà sufficiente per determinare appunto l'evaporazione del succo di mela e quindi la possibilità di avere una guancetta che si va un attimo ad ammorbidire. Poi saliamo a 84-85 gradi, facciamo andare così per un po', poi a un certo punto la ricetta direbbe salsa barbecue. Ma se ci mettessi del miele? Proviamo col miele, va. Allora, sono passate altre 2 ore e mezza. Vado a dare un po' di luce in più, che fa sempre comodo. Ho tolto il kit di cottura in diretta per dare più spazio al carbone di spingere le mie guance e anche ovviamente a nebulizzare, e infatti ho perso una bella quantità di liquido, il mio succo di mela. Vedete che cosa ho in mano? In mano ho il miele, che come ce l'avamo detti utilizzerò per provare a dare un tocco di intrigo ulteriore a 2 delle mie 3 guanciotte. Ovviamente non sto continuando a toccare la guancia senza rub e senza niente, semplicemente la sto facendo andare per conto proprio. Invece quelle con il pork rub di Venecu le sto vestendo, oltre che di rub, anche con questo gusto in più. Ora le faccio andare avanti ancora una ventina di minuti aprendo tutto, apri tutto Biascica in pratica e via. Che miele sto utilizzando? Un miele che ho preso qui a Mesana Brianza, comprato andando a fare una visita questo autunno prima che chiudessero tutto, ed è miele di Sulla. Adesso apriamo tutto e lasciamo andare. Allora ragazzi, le guanciotte sono diventate così. Adesso prima vado ad assaggiare questa che ha semplicemente, e lo vedete benissimo, il giro, lo smoke ring pazzesco, sembra un pochino asciutta, vediamo un pochino, assaggiamola, anzi la tengo qua un attimo, assaggio dopo. Molto più morbida ovviamente quella con il rub, che ha lo stesso giro di affumicatura, però sembra convincente. Adesso la assaggiamo. Prima di tutto assaggiamo quella semplicemente affumicata. Buona, molto buona, un filino asciutta è vero, per cui probabilmente avrei dovuto fare così un giro di salsa, mi avrebbe aiutato. Vediamo un po' questa con il miele. Beh, come direbbe Johnny Depp in Donnie Brasco, ma che ve lo dico a fare, pure Al Pacino ovviamente. Molto meglio quella rabbata e con il miele, perché il miele
completa il rub, è pazzesco, è veramente buono. Ve la faccio vedere ancora un attimo, guardate che meraviglia, il giro di ring, la crosticina sopra, la glassatura quasi spettacolare. Corro a mangiare e poi le considerazioni. Ragazzi, buonissime. Allora, in tutta onestà, quella soltanto affumicata un filino asciutta, invece devo dire che quelle rappate e con un pochino di miele erano perfette. Naturalmente qui non si sta parlando né di pulled pork né di brisket, per cui né 93 gradi né 95 né 2 ore di fase di rest, si sta parlando di un morso che ovviamente ha ancora un pochino di tenacia. Quindi se vi intriga questa ricetta, sapete esattamente come replicarla. Io vi ricordo che qui sotto trovate tutti i contatti di veneq.it, abbiamo utilizzato il pork dry rub preso da quella box di legno che è protagonista del Natale di VNQ. Abbiamo utilizzato il Big Green Egg e per tutte le domande, come sempre, andrei a disposizione al BBQ Lab, www.bbqlab.it o bbqlab1984 su Instagram e su Facebook. Io, come sempre, invece, in chiusura, vi ricordo che le guance di suino non costano veramente una mazza. Naturalmente, valutate voi per una cottura così lunga, che inizialmente pensavo mi prendesse 6 ore, in realtà me ne ha richieste 4 e mezzo più o meno per arrivare a 85 gradi. Vedete se vale la pena utilizzare un dispositivo a carbone o magari, se l'avete, anche puntare su delle chips dentro un barbecue a gas può funzionare. Il pellet naturalmente rimane il non plus ultra per avere anche una gentilezza di affumicatura a seconda del blend che utilizzate. Insomma, ci sono tante chiavi di lettura per questa ricetta che, come vi ho raccontato, ho preso da internet, ma me l'ho fatto intrigare dalle guance di suino alla metro. Ho detto, ma si prova a comprarle, tanto ho speso più di carbone probabilmente che di guance di suino. Però è anche vero che mi intrigava provare a farle così, no? Perché le abbiamo sempre pensate brasate o comunque in umido, belle belle irrorate, perché altrimenti si seccano. Queste invece si sono seccate solo parzialmente in quella affumicata, mentre come vi dicevo prima, ripeto, in quelle con il rub e con il miele veramente veramente niente niente male. L'unica menata che erano 4 etti all'inizio, alla fine è diventato un pugnettino anziché una guancia. Quindi sto morendo di fame. Vabbè, dettagli a parte, questo mi interessa veramente poco, immagino. In chiusura, come sempre, luca@bbq.it, diana@bbq.it, il Bornos e BBQ su Instagram per tutte le vostre foto, le vostre anche le domande, il canale Amazon per capire tutti gli utensili che utilizziamo su BBQ, e naturalmente il canale Telegram dove cerco di scrivere e vero, dovrei essere più metodico, lo sarò, state pazienti. In chiusurissima, qui come sempre per iscrivervi cliccando la campanella riuscite a restare in contatto con tutte le nostre nuove pubblicazioni, e poi naturalmente qui sotto, come sempre, se volete gustarvi un altro video di Baby Cool. Ci avviciniamo velocemente a Natale e noi stiamo già lavorando su qualche idea pazzerella. Ragazzi, un grande abbraccio, alla prossima.